Antonio Mula, Fantino classe 1997, sardo come dicevamo prima, provieni da Oliena come altri due Fantini come Bitti e Sanna. Dunque, com'è stato questo passaggio dalla Sardegna molto giovane per arrivare qua a Siena? Beh, questo passaggio è stato, sembra farla facile, ma è stato facile nel senso, una passione che ti spinge a fare questo mestiere, non devi guardare se vai in Toscana, se vai a Siena, nel senso vai via dalla Sardegna, queste cose alla fine sì, un po' ti devono rimanere, cioè ti rimangono dentro, però dai, quando la tua passione è più forte di tutto non ci sono problemi, quindi è stato molto bello trasferirsi qua e fare questo mestiere anzi. Ecco, in famiglia cosa pensavate di questo trasferimento? Ma guarda, all'inizio non credevano neanche loro, perché la strada alla fine me la sono fatta un po' da solo, perché loro, non essendo nell'ambito dei cavalli, non conoscendo l'ambiente, non sapevano neanche come, se di che si trattava. Sicché ho fatto un po' di strada da solo, ho preso le mie scelte, ho fatto le mie scelte e sono partito. Ecco, parlando per l'appunto di cavalli, mi stavi per l'appunto dicendo che non c'era una grande tradizione a livello familiare, come nasce però il tuo amore per questo animale? Guarda, se mi chiedi la prima volta che ho montato a cavallo non te lo so dire, perché non me lo ricordo, sicuramente sarà stato tanto piccino, però non ricordo. In famiglia i cavalli, cioè, bene o male, si sono sempre avuti, sicché piano piano crescendo mi è rimasta questa passione e l'ho voluta sfruttare al meglio. Sicché sono qua. Ecco, quali sono gli impegni per un giovane Fantino come te? Come gestisci anche il tempo, il poco tempo libero che hai a disposizione? Ma guarda, si gestisce in modo tranquillo. Parti la mattina al lavoro, si parte presto al lavoro, bisogna fare la scuderia per bene, si monta a cavallo, si allenano i cavalli da corsa e poi ci sono i cavalli per allenarsi noi. E ti alleni il più possibile. Quando non ti alleni a cavallo cerchi di allenarti in qualche altro modo, sicché il tempo libero lo sfrutti, cioè lo basi tutto sul lavoro comunque. Ecco, il tuo rapporto invece con il tuo maestro, come lo possiamo definire? Ma un rapporto speciale, è un buon rapporto a livello lavorativo e un buon rapporto a livello di amicizia. Ecco, ci sono state, non so, comunque nella tua per ora breve esperienza, sono stati dei contatti con alcune dirigenze anche al di là del palio di Siena? Non so, piccoli contatti anche con altri pali? Ma poco, per ora ci ha fatto quest'anno tutta la provincia, ho avuto la fortuna di fare il paliotto a Legnano per una contrada, già là è stata un'esperienza molto, molto bellissima, sicché comunque ha vissuto una contrada e ho fatto un paliotto, ho indossato un giubbetto e già là, e comunque ti rendi conto un po' di cosa vuoi fare davvero, uno stimolo per andare sempre avanti. Che... Ecco, come dicevo ai tuoi colleghi, siamo, mi inserisco anch'io, la generazione diciamo dei social, no? Ecco, noi nati negli ultimi anni 90 fondamentalmente, ecco come diciamo per quanto riguarda appunto i social, quindi Facebook, Instagram, come ti approcci, le usi, non le usi? Ma poco, a parte poco il tempo, e quando hai il tempo giustamente preferisci andare a fare una chiacchierata con un amico o comunque non metterti là sul telefono, non mi ci rispecchio. Ecco, c'è chi ti ha detto magari di usarli poco, di non perderci tempo, di non... No, li uso poco, sicché non me lo dice nessuno. Sì. Dunque, Antonio, qual è il rapporto che hai con i tuoi colleghi, anche con i tuoi pari d'età, Fantini o comunque emergenti, che si approcciano anche loro, come stai facendo tu, al palio di Siena? Scusate. Fate il vino, grazie. No, Chianti Colli Senesi dell'azienda Bitti Borghese. Grazie. Grazie. Prego. Quindi, appunto, come ti approcci con i tuoi pari d'età, con tutte appunto persone che come te faticano e cercano di mettere la testa avanti per poter un giorno indossare un giubbetto? Ma io mi rapporto abbastanza bene con tutti, ho bei rapporti con tutti, non ho problemi con nessuno, ognuno fa il suo, poi... Basta. Ecco, con i ragazzi provenienti da Oliena, come diciamo prima, forse è un rapporto un po' più stretto. Ma... l'acciuga sotto pesto con la burrata. Grazie. Buon appetito. Forse è un rapporto più stretto, non so. Vabbè, con loro giustamente li conosco un po' di più,
esattamente, nati nel mio paese, non è un paese tanto grande, sì che... Ecco, non so, il viaggio è stato, l'avete fatto insieme, siete, avete deciso insieme? No, ognuno ha preso le sue strade da sé, sì sì. Dunque, prima parlavamo dell'esordio in piazza, c'è stato appunto per quanto riguarda le prove di notte, qual è stata l'emozione di arrivare comunque in Piazza del Campo a cavallo? Ma l'emozione è stata indescrivibile, e quando sei là dentro è Piazza del Campo, che c'è, non ci sono tante parole per descriverlo. Giustamente anche quando sei là pensi che sia arrivato ad un successo, tutto l'anno di lavori per arrivare là dentro, e per fare le prove di notte, le batterie che verranno anche là ad agosto, e una libidine, perché lavori tutto l'anno su, ti prepari tutto l'anno per questo, e quando arrivi là sei il ragazzo più felice del mondo, si può dire. Allora, noi ringraziamo Antonio per essere stato con noi, cogliamo l'occasione per ricordare che ci troviamo all'Osteria Trombicche, via delle Terme numero 66, e appunto ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie.